Dall'autopsia la verità sulla morte del 31enne detenuto avvenuta la sera della vigilia di Natale nella sua cella del carcere di Avellino. La procura sul caso ha aperto un'inchiesta. Gli inquirenti vogliono fare piena luce su un dramma che ha scosso tutta la comunità carceraria. Inevitabile un pensiero, nonostante il clima di festa del pranzo per le detenute organizzato dal garante Ciambriello sulla vicenda da parte della direttrice Rita Romano, dove i momenti di spensieratezza corrono paralleli a quelli di una realtà con cui bisogna fare i conti ogni giorno. Anche per questo la dirigente del penitenziario ha invitato l'ASL a potenziare l'assistenza sanitaria ai detenuti. Purtroppo sì, questo episodio ovviamente ci ha scossi tutti e per la giovane età del ragazzo e perché in carcere non dovrebbero mai succedere nessuno può morire e deve morire in carcere purtroppo, però purtroppo la morte fa parte della vita e quindi anche in carcere si muore. Sulle cause chiaramente io non mi pronuncio, ci sarà l'esito dell'autopsia a dirci la verità. Sulla tragedia di Natale registratasi dietro le sbarre interviene anche il garante per i diritti dei detenuti Ciambriello che chiede verità e giustizia. Noi in Campania quest'anno abbiamo avuto 5 suicidi e 6 morti ancora da accertare. Ora dispiace già la morte, si continua a vivere e a morire di carcere e in carcere. Meglio prevenire che curare, ma qui tante volte io ho riscontrato visite specialistiche o visite al pronto soccorso per rischi di overdose. Nel caso specifico del detenuto di Salerno, domani 31enne, sapremo i risultati dell'autopsia. Io chiedo giustizia e verità. Sull'emergenza sanitaria in carcere l'impegno del consigliere regionale Livio Petitto. Rispetto ai servizi riguardanti la salute dei carcerati, quindi una migliore organizzazione territoriale, me ne farò carico, sentirò nei prossimi giorni il direttore Ferrante per capire come, vista anche la carenza atavica del personale, come organizzare il servizio nel migliore dei modi.